Buongiorno a tutti, ciao, sono Eva e questo è il nostro appuntamento settimanale con pillole di tantra ed energia. Ho deciso di fare questo video nonostante questa faccia perché penso che sia lo stato d'animo in cui sono sia faciliti l'argomento di cui volevo parlare questa settimana, che riguarda la vulnerabilità a confronto con la debolezza, perché molto spesso si confondono. Ed è stato quello che è successo a me praticamente per tutta la vita fino a una decina di anni fa. E vi racconto un pezzettino, cioè da dove tutto è partito. Io sono cresciuta in una famiglia o con un padre molto che mi ha sempre spinto all'indipendenza, all'essere forte, al non aver bisogno di nessuno. Quando avevo 16 anni o 14 probabilmente mi ha regalato un libro che penso abbia segnato per sempre la mia esistenza, un libro che non esiste più, non ci sono più edizioni, è di una psicologa americana, di Colette Dowling, e si chiama Il complesso di Cenerentola e il sottotitolo è La segreta paura delle donne di essere indipendenti. Pur essendo stato scritto negli anni 70 è estremamente attuale. Scusate la faccia, è veramente terribile, ma come potete immaginare ho pianto, è una giornata un po' particolare oggi. E tutti e tre, sia io come femmina che i miei fratelli, siamo stati educati a non essere deboli. Non essere deboli per mio padre significava non piangere, non chiedere aiuto, non avere bisogno. E quindi io sono cresciuta tutta la mia vita con questo mantra: se chiedi aiuto sei debole, se piangi sei debole, se dimostri e chiedi o fai vedere i tuoi bisogni sei debole. E quindi per tutta la vita ho costruito questo personaggio forte, indipendente, che non aveva bisogno di nessuno. Con tanto sacrificio anche, con tanta solitudine, tanta soddisfazione per alcune cose, ma soddisfazione perché comunque ero riuscita ad essere forte, a diventare forte, finché non mi hanno spiegato e non ho scoperto che in realtà la debolezza è tutt'altra cosa rispetto alla vulnerabilità, che è un aspetto tra l'altro fondamentale dell'energia femminile, quindi non della donna, ma dell'energia femminile è fondamentale sia per gli uomini che per le donne. E l'essere vulnerabili, come dice la mia amica, è essere vulnerabili in presenza, quindi essere vulnerabili in presenza significa fare spazio a quello che è il bisogno, a quella che è, quello che è il momento di tristezza, quello che è il momento di richiesta di aiuto, che non significa dare via la propria forza, il proprio potere, ma significa avere la perfetta percezione, consapevolezza del momento emozionale in cui ci si trova, quindi sempre senza identificarsi con quello che succede, ma dando spazio e consapevolezza a che cosa sta succedendo. E la grande differenza dell'essere vulnerabili in presenza piuttosto che essere deboli sta proprio nel rimanere presenti a quello che succede, quindi non farsi trasportare via in un ciclone emozionale, quindi che a volte trascende nel vittimismo o nella sensazione che non ci sia nulla da fare, che nulla possa cambiare, nel pessimismo, quindi in tutte queste che sono conseguenze della debolezza, ma non della vulnerabilità, perché se l'essere vulnerabile dà la possibilità di chiedere aiuto, non ha la pretesa che qualcuno risolva le cose per noi. Se l'essere vulnerabile ci dà la possibilità di sentire la nostra tristezza e anche di manifestarla, non ha la pretesa che qualcuno ci salvi o che ci consoli o che ci faccia uscire da questo momento. Quindi essere vulnerabili significa anche prendersi la responsabilità e la piena padronanza del momento in cui si è.
E oggi è uno di quei momenti per me. Tra l'altro ho realizzato, perché è da ieri che mi sento un po' strana, e quando è così sono 2 settimane che sono proprio nel fare, nell'energia maschile, tra l'altro in tante cose che muovono anche emozionalmente tanta roba, perché sto svuotando casa di mia mamma che è mancata da poco, quindi ci sono tutta una serie di cose che sono da decidere, da fare, da coordinare gli operai, da chiedere preventivi, quindi molto nel fare, ma in una situazione emozionalmente anche molto, molto pesante. Ed è da ieri che mi sento molto stanca, quindi 2 settimane dove, tra l'altro, ho realizzato non vengo nella natura, che per me è proprio la prima fonte di ricarica, di nutrimento. Per cui stamattina mi sono alzata, ho fatto colazione con mio figlio e poi sono venuta, volevo andare in montagna nella neve ma non avevo tempo perché devo finire delle cose, per cui sono venuta nel mio posto magico in Val di Susa per andare su al Musinè. E invece di fare la strada solita, a un certo punto stavo già piangendo, c'era parecchia gente, avevo voglia di stare da sola e ho sentito come una chiamata, no? Per un sentiero che ho sempre visto ma che non ho fatto e che mi ha portato in questo posto stupendo, dove mi sono fermata proprio a piangere, a meditare, a dare spazio al sentire. E quindi ho voluto, dato che sono in questo spazio e oggi il tema era proprio la vulnerabilità, ho pensato che fosse ancora più vero, ancora più realistico parlarne in questo momento. E questa consapevolezza, questo scoprire questa grande differenza per me tra la vulnerabilità e la debolezza è stato un altro punto di svolta, perché mi ha consentito di concedermi questi momenti, di concedermi di sentire senza giudicarmi debole, senza giudicarmi una vittima, perché non avviene in questo stato. E mi ha dato anche la possibilità di ricevere supporto, quindi di chiedere aiuto senza aspettarsi che venga dato, perché secondo me la grande cosa quando si fanno le richieste di qualsiasi genere esse siano è farle non attaccate al risultato, quindi attaccati poi al ricevere, ma è proprio una pratica per noi, soprattutto per le persone come me abituate a non chiedere, fare tutto da sole, eccetera. Quindi per me la grande cosa, direi, sono in questo momento. E noi nella nostra famiglia tantrica usiamo, c'è proprio un'espressione tipica che è in inglese "Can you hold some space for me?", che significa puoi stare, puoi stare e costruire e far sì che io abbia un ambiente sicuro dove poter essere. Quindi l'altra persona in realtà non deve fare assolutamente niente se non essere presente. Essere presente con lo sguardo, con la presenza e nell'empatia dello stare e del dare la possibilità all'altro di essere. E non è una cosa comune, perché molto spesso quando qualcuno piange o qualcuno comincia, gli altri arrivano: no, ma non piangere, non fare così, sei sicuro, tutto passerà. Quindi cerchiamo di fissare, tra virgolette, di sistemare l'emozione e quello che l'altra persona sta provando, non concedendogli in realtà di provarlo fino in fondo. Quindi c'è una doppia cosa, il fatto di concedersi di essere vulnerabile da una parte verso se stessi, ma anche avere persone che capiscano di che cosa stiamo parlando e che quindi non abbiano l'esigenza, perché molto spesso è una loro esigenza, quella di, cioè non sono in grado di vedere qualcuno che soffre, qualcuno che piange, qualcuno che ha un momento di debolezza, no? Debolezza, non vittimismo. E che non è necessario fare niente se non stare, osservare e costruire uno spazio sicuro, quindi hold some safe space, a safe container, un contenitore sicuro dove l'altra persona possa essere. E questo, ragazzi, dà una grande, cambia completamente la vita, perché la alleggerisce tanto, allontana sempre di più il giudizio, che è uno dei mali, quelli che non ci concedono di avere una vita poi piena e felice.
Quindi l'invito è proprio di cominciare a fare caso e a capire la differenza tra essere vulnerabili in presenza o essere deboli, che sono due cose completamente diverse. Per ora è tutto, questa è anche un'altra parte di me. E vi devo dire che dopo il mio pianto, dopo la mia meditazione, dopo proprio avere, io tocco, dopo aver preso da madre terra che mi mancava, mi sento decisamente meglio. E quindi mi sa che adesso continuerò la mia camminata. Ci vediamo domenica prossima con un'altra pillola di quello che ho scoperto e che ha cambiato la mia vita. Ciao a tutti!